Deputato Federica, a che pro? Presidente, sull'ordine dei lavori, 30 secondi se posso, Prego. perché fatti gravissimi venuti alla luce oggi ci dicono, ed è anche forse collegata, ma dopo i colleghi interverranno, all'informativa del ministro Gentiloni, che presunti terroristi sono presenti nei campi profughi del nostro paese richiedenti asilo. Quindi io l'avrei chiesto con questo intervento sull'ordine dei lavori, e ringrazio ovviamente il procuratore di Campobasso che sta portando avanti l'indagine, l'informativa del ministro Alfano. Però devo dire che a forza di informative con il ministro Alfano non riusciamo a trovare una verità detta da questo governo con le continue menzogne dette dal ministro Alfano, dove diceva che tra i profughi non potevano esserci terroristi. È a rischio la sicurezza del paese. Va Quindi in bene. quest'Aula chiedo ufficialmente che il ministro Alfano faccia un passo D'accordo. indietro e si dimetta dal ministro degli Interni e lascia spazio a qualcuno che difenda la sicurezza dei Va nostri cittadini. bene, la Grazie. ringrazio, deputato. Allora, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del governo sul ruolo dell'Italia in relazione agli sviluppi della situazione in Libia. Dopo l'intervento del rappresentante del governo interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per 10 minuti ciascuno, un tempo aggiuntivo attribuito al gruppo misto. Ha facoltà di parlare il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni Silveri. Prego, Ministro. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi. La informativa del Governo sulle scelte dell'Italia a proposito della crisi libica naturalmente si incrocia con la vicenda drammatica del sequestro dei nostri connazionali in Libia, vicenda che, come tutti sappiamo, si è conclusa tra l'altro con la tragica morte di Salvatore Failla e di Fausto Piano. Quindi l'informativa non può innanzitutto che cominciare rinnovando il cordoglio del governo e certamente di tutta l'Aula parlamentare nei confronti delle famiglie di Failla e di Piano. La vicenda si è conclusa anche, fortunatamente, con il ritorno a casa di altri due tecnici sequestrati, Calcagno e Pollicandro, e da questo io partirò nel riferire gli elementi attualmente disponibili.